Faccio la riverenza alle vostre signorie illustrissime e vi do il benvenuto a tutti voi qui dove giungeste per ascoltare fatti e storie e quant'altro si tramanda di questi santi monaci. Sua signoria la nobile marchese della Polla, l'illustrissimo Don Giovanni Villano, che benignamente possiede questo e governa queste terre e massimamente tiene a ben volere questa santa casa, ha chiamato me, che fui abile ai miei tempi nel raccontare fabbi, fiabe e storie per intrattenere grandi e piccolini. Io sono lo cavaliere e conte palatino Giambattista Basile, napoletano di nascita. Fui artista letterato e improvvisatore di versi, diplomatico accorto e governatore di questo feudo per conto e in nome del nostro nobile marchese. Sic veris miracula, Sant'Antonio della Polla e la sua magnifica storia. Buongiorno architetto Piccolo. Lupus in fabula, posso dire, perché lei è responsabile di questo itinerario. Ce lo vuole raccontare un po'? L'itinerario, sic veris miracula, che prende l'inizio del titolo da quella che è il sic veris miracula, quella che si canta durante la novena per Sant'Antonio. Che è un po', se cerchi, miracoli, è un po' quello che noi volevamo raccontare. Quelli che è la storia di questo convento, i miracoli che ne ha avuto nell'arco dei secoli, miracoli intesi non come fatti soltanto come fatti divini, ma la sua storia è realmente costellata di tante figure, storie, che realmente possono definirsi quasi del miracoloso. Artisti che hanno lavorato in questo convento, storie narrate, ma soprattutto eventi che nell'arco dei secoli ha vissuto, sfidando veramente anche le leggi degli uomini. Vorrei ricordare che questo convento è stato uno dei pochi che, nonostante le leggi eversive per la chiusura degli ordini religiosi, è rimasto lì fermo con i suoi frati che hanno realmente fermato qualunque tipo di voglie di dominio e anche di accaparramento di questa struttura. Veniamo a quelli che sono i comandi dello padre guardiano, il quale mi chiede di raccontarvi di come sia uso mangiare nei conventi e quali siano i cibi che fan bene al corpo o fan bene allo spirito, tenendo pensato però che i monaci, naturalmente anche le monache, nella loro vita quotidiana erano portati a migliorare la preparazione delle loro vivande, prestando grande attenzione verso la buona cucina e naturalmente verso il buon vino, senza mai dimenticare però la regola dei digiuni e delle astinenze, come prevedeva il rigido calendario liturgico. Prevedeva solitamente 2 o 3 giorni a settimana di mangiare di magro, oltre alle varie quaresime, erano dedicati appunto a mangiare di magro. Lo stesso Santo Francesco ricordava che dovremmo sempre guardarci dal soverchio mangiare, che nuoce al corpo e all'anima, così come anche dalla soverchia astinenza, perché il Signore vuole la misericordia e mai il sacrificio, neppure a tavola. Beh, credo che sia difficile immaginare quei santi monaci smunti e macilenti quando andavano nei campi a coltivare l'orto o a coltivare le viti, anche perché, ricordate, loro furono i primi a piantare le viti in tutta Europa, dalla Germania fino alla Spagna e soprattutto in Francia, e soprattutto chi meglio di loro conoscevano le sconfinate colline della Champagne. E infatti
loro, proprio perché ebbero sempre a lasciarsi prendere dal piacere del cibo, bisogna dire che a tavola si concedevano davvero porzioni molto generose. Pensate, ogni sorta di minestra di verdura dell'orto naturalmente, ma di legumi o verdura tipica della stagione, carne con parsimonia naturalmente, ma di pesce ne mangiavano il mercoledì, il venerdì e il sabato, e almeno due uova al giorno, insieme a pane e formaggi accompagnati da miele e mosto cotto, insieme a noci, nocciole e castagne del bosco. E mai hanno a mancare i frutti di stagione e, immancabile, un buon boccale di vino o di birra, naturalmente. Ebbi lo grande privilegio di conoscere proprio quel padre cantiniere dell'abbazia di San Pier d'Olivier, un tale Don Pier Perignon, lo quale, mescolando abilmente uve nere di diversi vigni di differenti vigne, riuscì a far diventare frizzante già un buon vino fermo, al punto da rendere famoso fino ai giorni vostri quel nettare sterre e splendente che al vostro tempo conoscete come champagne. E proprio grazie alla presenza nelle più sperdute province di conventi e abbazie che si deve la diffusione della cultura del grano, dell'olivo e della vite, e soprattutto la cultura delle vivande alternative alla carne, inventando sempre nuovi modi di cucinare proprio per sopperire alla monotonia dei soliti alimenti e per dare il giusto rilievo alle tante festività che il calendario liturgico prevedeva e non prevedeva. Da tutto ciò è facile intuire che nulla doveva essere sacrificato in quelle cucine, perché primieramente lo frate cuciniere doveva tener buona gestione della dispensa, evitando sprechi e soprattutto reimpiegando gli avanzi, cosa che spero accada ancora oggi, ai tempi vostri, che sia regola non scritta ma osservata da voi sapienti donne di casa. Non vedo a noi nessuno e credo che il reimpiegare gli avanzi sia cosa ormai dimenticata solo dai miei tempi. Ma se i monaci ebbero maggior cura di organizzare cucine orti e sempre hanno dato prova di essere ottimi conoscitori nel preparare vini e birre e liquori e distillate, beh, datemi licenza di dar memoria invece di tutte quelle sante monache che nei loro conventi di Napoli, ma anche nella lontana Palermo, erano conosciuti più per la fabbricazione di pasticcini, marmellate, conserve, sciroppi, taglioni e lasagne, che invece per le loro devote e pie orazioni. Quando un servitore andava a bussare per conto del suo nobile padrone al monastero delle Benedettine di San Gregorio Armeno, dalla porta del convento c'era una monaca aprita con circospezione. Fuori usciva una scia di profumo, di mille fiori, di essenze profumate, che si insinuava spandendosi, che le dico intorno, dando così consolazione a tutta quella povera gente che lì intorno viveva, anzi sopravviveva, proprio nella carità di quelle monache, proprio a quella povera gente per la quale quei paradisia o a Roma era la testimonianza vera della venuta di Cristo in terra. Mentre le vostre bocche assaporano questi dolci intermezzi, io voglio raccontarvi proprio la storia della sfogliatella, che
La leggenda racconta che fu inventata in un convento a Conca dei Marini, proprio nel convento di Santa Rosa. Questa è quello che la leggenda racconta. Ma io, invece, direttamente dai protagonisti di questa storia, posso raccontarvi che non è così. La Sfogliatella non nacque a Napoli, non nacque a Conca dei Marini, ma nacque a Napoli e precisamente nel convento del Santa Croce di Lucca. E questa storia è una storia ricca di mistero, di spie e di tradimenti. Intanto che gustate, dunque, tutto pare ebbe inizio alla fine di giugno del 1609, nello splendido palazzo del principe che c'è al mare a Chiaia, con l'arrivo di una lettera inaspettata. A firma, niente di meno, della reverenda madre Suor Maria Bernarda, sua figlia Rosi. Suor Maria Bernarda, sua figlia, era la priora del prestigioso convento del Santa Croce di Lucca. Nella lettera, la madre priora avvertiva Don Nicola Giudice, principe di Cellamare e duca di Giovinazzo, che si era vista costretta a richiamare severamente tre delle sue sei figlie, Leonora, Maria ed Aurelia, dopo 4 anni di inaffidabile noviziato nel suo monastero. Sulle tre figlie del principe pesa un'accusa infamante: aver svelato niente di meno che la misteriosa ricetta della mitica Sfogliatella, gelosamente custodita da decenni proprio dalle carmelitane del Santa Croce di Lucca. Ricetta che si tramandava di priora in priora sul letto di morte, e nessuno aveva mai trascritto quella misteriosa ricetta. E pare proprio che la priora, dopo aver interrogato tutte le suore che hanno accesso alle cucine e anche rapporti con il mondo esterno, arriva alla sconcertante conclusione che la creatrice non può che essere una delle tre sorelle giudice, e ritiene anche di sapere chi, quella più giovane, quella carina, un po' svagata, quella con la testa per aria, insomma quella che fu trovata una mattina a colloquio, pensate, con il garzone del cavaliere Pintauro. Eh sì, proprio quel cavaliere Pintauro, il famoso proprietario della rinomata pasticceria in via Roma, nelle cui vetrine, una domenica mattina proprio di quella calda estate, i napoletani videro increduli far bella mostra proprio di una fumante e soave sfogliatella, il dolce sacro finito in mani profane, il segreto delle croce di Lucca svelato. Pensate, lo scandalo fu enorme, troppo anche per le tre figlie del mecenate al quale il convento doveva le costosissime opere di ampliamento costate, pensate, ben 120.000 ducati. 120.000 ducati, una fortuna per quei tempi. Dote delle tre sorelle giudice. Pensate, il duca di Eboli acquistò il ducato per soli 40.000 ducati e lo pagò a rate. Non aveva tutto il contante. Il principe di Cellammare versò 120.000 ducati uno sull'altro, contati davanti alla madre priora.
E nonostante tale fortuna, la priora si vide costretta ad allontanare le tre figlie del principe, a rinchiuderle in cella, naturalmente allontanandole dalle cucine. E proprio per il nome della principessa, un affronto difficile da mandare giù per tutte, ma un'umiliazione assolutamente intollerabile proprio per Aurelia, la sorellina più giovane, quella sulla quale si erano appuntati i sospetti della priora. Un'umiliazione però che la giovane non sarà in grado di sopportare. Nel giro di qualche settimana la fanciulla si ammala, deperisce e infine muore. Ma sul letto di morte ancora protestava la sua innocenza. Da allora pare che ogni 30 di giugno, anniversario del debutto in società del sacro pasticcino, di mattina all'alba, nello spiazzo antistante la chiesa di Croce di Lucca, si senta aleggiare un profumo di sfogliatelle. E dietro le grate dell'antico convento un'ombra di afro si muove, lenta, pittoretta. E lei è la piccola Aurelia, la principessina di Cellammare, che torna ogni anno per reclamare la propria innocenza. Ogni volta che mangiate una sfogliatella, con ingordigia e voracità, con golosità, rivolgete un delicato pensiero alla giovane Aurelia, che ebbe ad incolparsi di un delitto non suo, fino a morirne solo per aver accettato le offerte d'amore di quel Lazzaro che le aveva promesso amore solo per rubargli quella mitica ricetta della sfogliatella. Perdonate la mia impudenza per avervi distratto nel vostro vagabondare per questi luoghi e ad ascoltare storie e racconti. Vi lascio liberi di andare, nel fermo convincimento però di avervi concesso un zuccheroso e anche alcolico, e tanto spero gradito interesse.